attaccanti aggiunti, cenni anche da parte di Ismaili. Il pallone che finisce in rete con il tocco da parte sotto misura dopo 1 minuto e 20 secondi, angolo battuto da Luis Alberto, il tocco probabilmente di Felipe Anderson che ha spiazzato il portiere avversario, e quindi la Lazio è in vantaggio in mischia. Vicario si è visto spuntare proprio il brasiliano, la battuta comunque sempre intelligente e tagliata ad opera di Luis Alberto con Felipe Anderson che dovrebbe aver toccato per ultimo e quindi ha portato in vantaggio la Lazio al secondo minuto. Solita battuta tagliata di Felipe Anderson, colpo di testa di Luis Alberto, colpo di testa di Felipe Anderson e deviando il raddoppio della Lazio. Scusa Cristiano, con Zaccagni porta alla nostra sinistra, si è inserito bene in diagonale e ha sfruttato un passaggio proveniente da destra. Lazio 2 Empoli 0 al nono minuto. Zaccagni, a te la linea Cristiano. All'interno dell'area di rigore avversaria di sfruttare le proprie doti. Intanto c'è Luis Alberto vicino al pallone, arriva il fischio del direttore di gara, la parabola, Milinkovic, Savic a vuoto, poi proprio Immobile, il controllo non può tirare con il tentativo di cambio passo, incespica sul pallone ma riesce molto bene la formazione empolese a uscire palla al piede e a dare un contropiede interessante nella metà campo avversaria. Lo scatto è di Cambiaghi, l'opportunità per Caputo, il tiro, il gol che riapre la partita di sinistro. Caputo, questa è scuola di contropiede con l'Empoli che realizza il gol che a 7 minuti dal termine fa sperare la formazione della Valdelsa. Lazio che era andata in vantaggio per 2-0, il gol che è venuto in contropiede, Bairami abilissimo a verticalizzare sul settore destro l'opportunità con l'altruismo per il movimento di Caputo che al centro dell'area di rigore ha controllato e di sinistro ha battuto dal basso verso l'alto. Nulla da fare per il portiere, forse commette fallo, così infatti prova a discolparsi ma guadagna invece un cartellino giallo vicino che adesso va anche a chiarirsi con il suo avversario Caputo che in pratica dice mi hai buttato giù e mi hai spinto. È arrivato anche il cartellino giallo più che per il fallo, che comunque è arrivato sì in scivolata ma ha trattenuto il piede, potrebbe anche essere scappata qualche parola di troppo nel momento in cui l'arbitro ha assegnato il calcio di punizione agli avversari e quindi la sanzione di Pezzuto di Lecce. Fatto sta che dobbiamo concentrarci adesso sulla posizione proprio del pallone perché potrebbe arrivare un cross all'interno dell'area di rigore o ai limiti della stessa, più possibile questa seconda ipotesi tenuto conto che la Lazio tiene alta la linea del fuorigioco avversario, un uomo in barriera. Si tratta di Felipe Anderson. Sarri sta dando indicazioni ai suoi e invita proprio Felipe Anderson a occuparsi più da vicino di Marin. Sul secondo palo la battuta, il tentativo di Cambiaghi, il controcross, ma il pallone finisce direttamente sul fondo, anzi ultimo tocco ad opera di un giocatore della Lazio, era già andato a battere il calcio d'angolo. L'arbitro dice che il pallone è uscito, non rimessa laterale ma angolo, già battuto corto da Cambiaghi. Potrebbe arrivare il cross con Felipe Anderson che allontana, il tentativo di conclusione, il pareggio, incredibile il gran tiro che ha visto il tiro in porta con Ismaili che ha battuto a rete e il tentativo che si è trasformato in gol. L'Empoli quindi pareggia al terzo minuto di recupero, una sfida che vedeva i toscani sotto per 2-0. Tutti ad abbracciare il tiratore, una conclusione che si è infilata poco sotto l'incrocio dei pali. Incredibile quello che sta succedendo allo Stadio Olimpico con chiaramente tutta la formazione toscana che è corsa ad abbracciare il tiratore, gol di Marin ci pare, ve lo confermeremo tra poco. Un'azione che è nata da sinistra, il cross all'interno dell'area di rigore con Anderson che ha allontanato proprio sui piedi di Marin che con cambio passo si è aggiustato il pallone tutto con il destro e poi una parabola che è finita sotto la traversa. Ve lo confermiamo, il gol è di Marin su il tiro decisivo da posizione centrale. Nulla da fare per Provedel nonostante il suo gran volo a cercare di neutralizzare la conclusione che ha visto protagonista l'ex Cagliari. Indicibili le scene di esultanza della panchina empolese con Paolo Zanetti che si è addirittura tolto il giubbotto per entrare in campo.
campo e abbracciare il suo centrocampista, tra l'altro l'unico di centrocampo confermato e non sostituito proprio dall'ex tecnico del Venezia. Lo ha ripagato con un grandissimo gol, si è ripreso a giocare, siamo arrivati al 95esimo, quindi in pratica è stato superato di gran lunga il quarto minuto di recupero, siamo entrati nel quinto, ma riteniamo che appunto si andrà avanti perlomeno fino al 50esimo se non oltre. Lazio che adesso è in fase, come dire, di sbandamento, tenuto conto delle modalità che hanno portato. Scusa Scaramuzzino, il finale dal picco, 0-0 tra Spezia e Lecce, a te. Grazie Cristiano, qui si gioca ancora, siamo arrivati al 51esimo minuto, quindi siamo entrati nel sesto minuto di recupero, abbiamo detto del gol di Marin e adesso vediamo il triplice fischio con l'Empoli indenne anche all'Olimpico, fischi impietosi di parte dello stadio, Lazio 2, Empoli 2, questo il risultato finale, studio centrale. Ed è forse anche il momento migliore.